Amiche e amici di Truman TV, da Monte Carlo, da Monaco, dall'Italia ancora una volta, nel Sinai, nel più bel punto del deserto di Sharm el Sheikh, tanti sono gli ospiti che vengono a passare un momento di relax qui al Domina Coral Bay in Sharm el Sheikh. Tra i tanti big di casa nostra, tra le star, lei tanto bella e voi tanto l'amate, Mila Suarez. Ciao a tutti, ciao, grazie per il complimento. Poi soprattutto adesso che siamo abbronzati. Che guarda, bella, super, bella sempre, ancora più splendente abbronzata. Grazie. Mila, che vacanza è stata questa qui al Domina Coral Bay? Guarda, è stata una vacanza pazzesca, bellissima, cioè proprio io l'ho chiamata la terra della pace. Proprio veramente sono stata super 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 bene. Poi soprattutto nell'Egitto mi piace tantissimo, quindi non so, mi ha affascinato questa terra che mi piace tantissimo. Non ha una spiegazione, bisogna proprio provarla e viverla. E viverla, e vivere anche tutto ciò che crea le attrazioni che vengono offerte dal Domina Coral Bay. Esempio, questa sera non è lei Cleopatra, è bella più di Cleopatra. Però ma mi lei... piace, mi piace tanto il suo ruolo, mi il piace. Il ruolo di... fine che non mi piace tanto. Alla fine non ci piace. No, no, però è bellissima, cioè proprio, infatti mi danno sempre più o meno uguale a lei, più o meno. E questa sera sarai ospite d'onore a questa cena nel deserto, bellissima. La cena di Cleopatra, quindi questo dinner, spettacolo, show, con tanta animazione, con tanti balli. Sei curiosa, è la prima volta? No, non è la prima volta, già sono stata, però io sono fatta così, quando mi piace una cosa mi piace, quindi se ci torno un'altra volta perché vuol dire che mi ha colpito tantissimo, quindi non vedo l'ora che sarò al deserto e per vedere questo show bellissimo e soprattutto l'atmosfera del deserto, la cena e tutto. Comunque grazie tantissimo. Sì. Senti Mila, tu hai detto mi sono ricaricata, sì. Ti sei ricaricata, ma so che adesso tu torni in Italia e c'è da lavorare, perché hai vari appuntamenti, ce li racconti? Certo, che adesso non vado a Milano, non vado a casa mia, direttamente c'è un volo direttamente a Reggio Calabria e quindi per un'ospitalità, e poi il 21 e il 22 c'è anche il VIP Master che devo fare la Milano Marittima, e poi ci sono altre cose perché sennò poi intanto noi questa sera sai che ti seguiamo, la star di questo evento all'interno di tutto ciò che è il deserto del Sinai, in compagnia di Mila Suarez. Rimanete seduti lì sul divano, a tra poco con Mila Suarez. Grazie. Come si suol viene davanti alle grandi autorità, io mi inchino a Cleopatra. Buonasera Cleopatra. Buonasera caro mio. Ma sbaglio, io l'ho già incontrata altrove. Mi hai incontrato su un'altra pianeta. Ti ho incontrato in un pianeta e ti ho incontrato in Italia. E soprattutto adesso nel deserto. Che cena è? Perché abbiamo riconosciuto la mitica Mila Suarez. Che cena è questa nel deserto? La cena di Cleopatra, che sono io, ovvio. Non poteva che essere che lei. Il ruolo, che mi piace sempre essere sul ruolo. Chi è Cleopatra e Mila Suarez? Beh, più o meno secondo me siamo più o meno uguali, eh? L'unica cosa che non vorrei fare è la sua fine. La sua fine, però diciamo che... E però di Cleopatra si accetta tutto? Beh, tutto no, però diciamo che è una donna affascinante. Non è che era stata molto bella, bella, però aveva una calamita che attirava tutto quello che voleva, è vero? E quindi il suo affascino era pazzesco nell'epoca di tanti, tanti, tanti anni fa. Questa sera impersonato da te, da Mila Suarez. Oh, io. Con una cena veramente pazzesca, un view bellissimo. E l'Egitto è sempre l'Egitto, sia nel suo fascino sia anche nella sua storia. Le emozioni, il calore dell'Egitto rappresentato dal Domina Coral Bay qui nel deserto del Sinai. Ma come sto col capelli nero? Sei bellissima! Mi hanno messo questa parrucca! Sei bellissima! Guarda che sono nero, con nero mi manca solo il kajal, quello nero per allungare gli occhi e sarò perfetta, no?
Signora Cleopatra, grandi Mila Suarez, grazie. Grazie a voi veramente e grazie a tutto il team che è pazzesco. Grazie a tutti. Eric, ma mi hai portato nel backstage dello show di Cleopatra. Esatto, questa è la location dove facciamo arrivare tutti i ragazzi e tornano all'epoca di più di 2000 anni fa. Si parla di romani, di egiziani, di egizi e della superstar. Ma noi vogliamo conoscere la superstar di questo evento, Cleopatra. Eccola. Accompagnaci. Eccola qui, buonasera Cleopatra. Buonasera a tutti, benvenuti nel mio cabine dove mi trovo, tutti i miei costumi, tutta la situazione. Ma Eric, noi questa Cleopatra la conosciamo, in realtà lei è? Mila Suarez, la più bella ragazza del mondo. Grazie. La più bella ragazza del mondo, star di casa nostra, star italiana. Grazie Mila per esserti prestata a questo sketch simpatico. Sei bellissima, ti do del nero. Sì, nero sul nero, andiamo bene, deve essere bionda, che nera. Eric, prossimo show Barbie. Barbie girl, la pupa. Il secchione l'abbiamo qui, la pupa. Grazie Mila Suarez, grazie. Eric, grazie mille e buon lavoro, so che stai correndo, grazie, buon lavoro.
and was recognized by the Senate as the Caesar's heir. There was really a few time for me and my beloved son with the looming threat of the civil war. I immediately had to come back to Egypt. Thank you.